Stuk, pensa a te che non ci fosse l'horror, invece sono onesto. Mi dispiace per te, adesso partono gli audio, no, dai. Signori, benvenuti in questa fantastica avventura. Oggi giocheremo a Layers of Fear, un gioco basato sui quadri, credo, in cui noi vivremo, credo, la vita di un pittore, da quello che posso più o meno intuire. Abbiamo già iniziato il gioco, cioè nel senso, l'ho avviato in live per vedere se funzionasse, funzionava. E che dire, nuova partita. Adesso vi dimostro che non ho mai giocato. C'è solo. Se io seleziono i capitoli, c'è solo il prologo. Tranquilli. Non ho manco visto il video iniziale, quindi godiamo. Se mi ghibi 10.000 punti, giuro che non ti spavento. I don't think so. Comunque, iniziamo a giocare. Vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. C'ho anche mal di denti, ah. Comunque sì, tutto bene, grazie Ciro, tutto bene. I know how you must feel. Lost, alone, hopeless. You probably deserve it. Non chi parla? But for you, there is still a way to bring it all back. Riportarla indietro, immagino che parli di sua moglie, una sua ragazza. The one precious thing you ever truly desired. L'unica cosa preziosa è che hai sempre desiderato. Finish it. Finiscila? Che senso? Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. Allora, benvenuti in questa opera. Siamo. Ok. Sensibilità, please. Devo alzare la sensibilità. Controlli. Aspetta. Oh, aiuto! Aspetta. No, non così tanto. Allora. Io ragazzi, ma pensate davvero che io abbia paura? Io non ci entrerò mai, l'ho già detto. Ok. Non conosco il gioco. Lo sapete. Sapete bene che io non conosco il gioco. E come ho già detto l'altra volta, chi cazzo è che metterebbe un quadro del genere dentro casa? Pazzo. Un folle, un crazy criminale. Ah, tasto destro zoom. Cazzo è stato? Fanculo. Adesso sbuca molto la sessione, speriamo. Ma che è? Ma che schifo, che cazzo è? Mio caro amico, lasciamelo chiedere. You, one simple. Lasci che ti chieda una semplice domanda. Hai perso completamente il fottuto senno? Adesso devo fare anche il traduttore. Come non dormire stanotte? Già. I know you're going through some hard times right now. So che stai passando di un periodo davvero difficile. Lo so davvero. That's why I agreed to let you do the dissertation in the first place. Questo è il perché t'ho lasciato, dato il permesso di fare quelle illustrazioni in primo luogo. Come i vecchi tempi. T'ho dato addirittura un trivial task, un robo di un task, non so come. Ah, c'è la traduzione. Vaffanculo, c'è la traduzione. Mi ho persino dato il proposito di un compito semplice. Perché mi aspettavo che Cappuccetto Rosso fosse qualcosa che avresti potuto illustrare a occhi chiusi. Ciò che non mi aspettavo era di ricevere questo incubo malato che mi ha spaccato. Spacciato come favola della buonanotte per bambini. Non esiste al mondo chi usi questa roba. E mi sono già pentito di aver accettato di pagarti in anticipo. Fammi un piacere. Rimettiti in sesto. Il tuo vecchio amico, Liam Bryston. Whispered Tale Editore. Ok. Ho preso una chiave. Non è così spaventoso questo ritratto, dai, carino. Qui no, aspetta, voglio dire. Allora, leggiamo la storia. Cappuccetto Rosso incontra il lupo. Il lupo è gigante. Il lupo mangia Cappuccetto Rosso. No, il lupo va a casa della nonna, mangia la nonna. Cappuccetto Rosso incontra la nonna. Cappuccetto Rosso viene mangiato. Bello. Personalmente parlando direi che mi piace.
c'è qualcosa. Hello? Ma lì c'è una porta. Non ci entrerò mai lì dentro. Ho lavorato tutta la notte, non svegliarmi. Io ti entro in... Io entro. Cosa credi? Ho lavorato tutta la notte? Cosa dici? Non c'è nessuno. Ah, c'è un qua. Cappuccetto rosso. Aveva il ciclo. Cappuccetto fosso. Aiuto. Allora, grande apertura del Galactic in fiamme. Devastante incendio al nuovo centro commerciale. Decine di persone tra la vita e la morte. La tanto attesa apertura di grandi magazzini Galactic si è trasformata in un inferno quando l'impianto elettrico dell'edificio ha preso fuoco, mentre la maggior parte dei visitatori cercava di raggiungere le uscite di emergenza in tempo. Molti partecipanti sfortunati sono rimasti intrappolati sul retro dell'edificio, senza alcuna possibilità di fuga dal violento inferno. Il numero esatto delle vittime non è stato ancora determinato, sebbene sia stato stimato che almeno una dozzina di persone sia rimasta gravemente ferita. Il proprietario del Galactic, Ronald Schizeld, si è rifiutato di commentare il tragico evento avvenuto oggi. Quindi qua... Un bastone. Bello, c'è qualche iscrizione sul bastone? Oh, una lettera. Scusa, non riuscivo a dormire. La gamba mi sta facendo dei brutti scherzi. Tanto vale portarmi avanti col lavoro. Ti amo. Qua siedo le doti da master. dal lettore. Porco disco! Fanculo. Perché, vedi, io sono un cagasotto. Una bottiglia che mi cade in testa mi fa paura. Visto. Ma chi è che suona sto pianoforte? Ah, come se sapessi leggerlo. Dai. Pepe Jam. Scusa. Volevo fare un Pepe Jam. Quel quadro lì è troppo inquietante. Fanculo. Allora c'è. Aiuto, mi incastro. Azzaia. Ah, le mutandine del bambino. Perché mai dovrei spegnere la luce? Perché dovrei spegnere la luce? Pensavo si fosse chiusa la porta e mi sono cagato addosso. Ho visto un'ombra? Non girerò mai quell'affare lì. Però se è una bambina è tutta rosa. Magari è un bambino gay. Cosa dici che i bambini non possono essere gay? Stai dicendo Twitch stuff. This guy is saying that boys can't be girls. Please. Vabbè, ah, ho capito, ragazzi, cos'è questa chiave. È la chiave per uscire di qui. È la chiave per uscire. No, speravo. Il gioco era già finito. Vabbè. Signore, non ho toccato il laboratorio come mi aveva chiesto, sebbene non riesco a immaginare il disordine che ci sia dentro. Inoltre, se ci tiene così tanto a quella stanza, forse dovrebbe fare più attenzione a dove lascia le chiavi. Le ho rimesse nel suo ufficio. Buona giornata. Ovviamente sto scherzando, Davide. Non prendertela. Non ci andrò mai nelle catacombe. Allora, qua c'è il quadro di... Ho una chiave, ora che finisce il gioco. Esatto. Ok. Porta chiusa. Bella Chaos, non ti sei perso niente. Perso! Te lo de... No.
te lo meriti, capito? Te lo manca. Il telo? Il telo, è vero. Ok, questa è palesemente una sedia da camminare. Ah! Get it right. Questa volta non sbagliare. Ah! Immagino che stessimo dipingendo qualcuno, no? No? Oddio, vabbè. Questo qualcuno è molto carino. È coperto per un motivo, ho vinto un achievement. No, ho risvegliato Satana? No, dimmi no. Si può vedere? Quante curse del fatto che non c'è il mio riflesso? Ah, ho risvegliato Satana, ho capito. No, non diventare buio. È sparita la porta. Assaia! Satana! No, no, ok, ho niente points. Questa roba. Ah, metto la luminosità al massimo! Che schifo con la luminosità al massimo. I'm joking. Alzo un po' però, che non vedo un cazzo. Una donna che suona il pianoforte. Frammenti di amore. Girando in tondo. Guardate la faccia di quel tizio. Cioè, tipo, compare a te e ti fa. Quello sono io quando faccio. Dai. Non potrà essere così spaventoso questo gioco. Ma perché le porte si chiudono di scatto? È bruttissimo. Una pipa. Una pipa. Una pipa. Prendiamo le torce. Che è? La droga! La droga dà, la droga toglie. Che è successo? Ah, devo guardare i quadri. Ah, questo quadro qua è famosissimo. È una luminosità innaturale. No, non è vero. 485. Che palle devo girare. Easy. Così non diventerà più un'ora. The past, il passato nasconde. Il solo pensiero che l'opera d'arte più bella non abbia il mio nome sopra mi sta uccidendo. Quindi mi sposerai. Capito? Facciamo noi diventare un horror. Il matrimonio è la parte più bella. Divorzio. Abbasso un po' per voi. Non me l'aspettavo il divorzio. Chiunque l'abbia messo è un genio del crimine, io ve lo dico. Ciao Chaos. Cioè, ciao Killer. Never forget. Che si gioca di bello? Layers of Fear. E che mi sono. Non si è perso niente di che. Abbiamo risvegliato il demonio, ma per ora non è successo niente di particolare. Porco can! Fanculo!
Mi devo... Sto caldo, mi devo spogliare. Perché sti giochi? Non sai minimamente il mio potere. Io sono Aatrox! E fu così che deve cadere là. Questi comandi vocali? Sono nuovi. Sono nuovi. No, si è richiuso. Come si mettono? Punti esclamativi. Azzaia, maledetti. Stavo dicendo. È chiusa, cazzo. Azzaia. Stavo dicendo. Punto esclamativo shop. Paint Deep Lies. Ok, solo un pochino più a sinistra. Sì, proprio così. Twitch! Is. Ok, probabilmente siamo noi che parliamo. Sto disegnando mia moglie nuda. Lo Zawardo, sì. Non fare spoiler di JoJo perché c'è qualcuno in chat che non l'ha visto. Però sì, c'è anche lo Zawardo. è bellissimo lo Zawardo. Tesoro? Sono a casa. Voglio scopare. I like you, cause you got that something that I need in my life, so give it to me, cause you got that. Ok. Ho finito Stardust 2. Ah, ok, io non ho ancora finito. Perché ci sono i topi? Credo io che mi... Questo gioco crede che mi girerò così ci sarà il jumpscare. devo girare, vero? Mi devo girare. Tanto lo so che c'è un jumpscare. È palese. Aggiungi dei punti. No, no. No, no. Lì aggiungo solo i sub, quindi devi subbare, maledetto. Mi devo girare? Occhi chiusi. Oh! Cosa è successo? No! Sono caduti i libri. Ma da dove? Questo è Socrate, ragazzi, perché non lo sapessi. Nice chance. No, c'è già stato il jumpscare, non può esserci un altro, dai. È un abuso di potere. Buono, ma okay, stasera tutti a vedermi spaventare. Dovrei fare la salta horror più spesso. Azzaia! Azzaia! A che periodo sei di Stardust Crusade? Sono la prima serie, mi mancano gli ultimi 5, tipo. Qualcuno piange! Chi è? Chi è che piange? Chi è? No! No, chat, non sono morto! E conosce lo Zaguardo? Sì, vabbè, certo. I meme li conosco, cioè, so Dio e tutto. Allora. Da destra viene un verso di un pianto. Io me ne vado a sinistra, fottetevi. Salve! C'è qualcuno in cantina? C'è qualcuno in cantina? C'è nessuno in cantina.
First step, il primo passo è il più difficile. Cosa? Togliersi i pantaloni? Ah, assaia. Per chi volesse capire, viva la tartaruga. Viva la tartaruga. Azaia, sì, Azaia sarà il mio verso di battaglia. Scusate un attimo, l'unica porta accessibile è chiusa. Cacao! Ah! Ma dove cadono le mele? Ti Vedo plano le... nel culo. Ma vaffanculo! Ti plano nel culo. Ma cosa c'è? Non capisco questo gioco. Che è? L'ombra! Aiuto. Non vedo niente, anche volendo, non posso. Quante curse di questo gioco? Le cipolle! Per prima cosa ho creato. Affanculo! Per prima cosa ho cercato una tela. Non una tela qualsiasi. Dovevo trovare un coltello. Non uno di quelli da cucina. Doveva essere affilato come un rasoio. Così ho usato proprio un rasoio. E con attenzione. Ho tolto la pelle. Ma di che cazzo parlo? Che schifo. Ma cos'è? Ha tagliato la pelle a sua moglie, sto folle. Sto crazy man. No, non vedo niente. Vabbè, andò di qua. Non... Questo gioco è cursed comunque. È il quadro di prima. Poi diventa più grosso il quadro. Voi potresti fare un comando vocale per i sub. Ma lo farò. Il problema è che non ho, ho due sub che non vengono mai in live. Quindi non mi servirebbe a niente. Shapeless dreams. Quindi sogni shapeless. Ah, ha aumentato le parole. Odio, anche adesso ho perso. Te lo meriti. Odio, anche adesso ho perso. Mi raccomando, non dimenticarti della pink. Grazie, non la porto adesso la pink. Me la prendo dal mio taccuino. Oh, il taccuino di zio Tobia. Ha la foto di mia moglie. E pagine nere, nere, nere come... Oddio. Ma lo finisci tutto oggi? No, no, assolutamente. Non penso sia così corto. Ma poi abbiamo altri giochi da provare. Più che altro stiamo provando i giochi horror per un'eventuale storia futura. Respiri profondi, ricorda, sei un professionista. Sono solo le prime pennellate. Puoi aver superato il peggio. Che c'è di tanto difficile? Non lo sto capendo. Immagino sia qualche storia criminale di questo tizio. Comunque, mi sa che noi dobbiamo prendere i pezzi. Dobbiamo prendere i pezzi per finire il quadro, possibile? Cioè, abbiamo preso tipo un pezzo di pelle e abbiamo continuato il quadro, che è diventato uno schifo. Vai di qua. Ma devo chiudere la porta, scusa. I am speed. Ho vinto anche degli achievement nel corso della mia avventura. Oh, scusa. No, 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 no. C'era. L'ho visto, eh. No, 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 l'ho visto. Che era quello? L'ho visto, eh. No, chat, non clap. Non dimmi che adesso cominciano ad arrivare i mostri, ti prego. E devo scappare. Appena vedo un mostro, io chiudo il gioco, ve lo dico. Non sai minimamente il mio potere. Io sono Aatrox! Ma scusa. Sono tutte le porte chiuse! Chat! Cosa dovrei fare?
Sì. Entra dentro la mia stanza, bambino. Cos'è, la stanza del peccato? Mi devo sedere? Non mi siederò. Vediamo quanto devo leggere. Egregio signore, per quanto io comprenda che lei si senta turbato per la situazione sua e di sua moglie, per quanto compensiero io provi per questo, mi trovo costretto a comunicarle che non desidero ricevere altre lettere da lei che riguardino questo argomento. Tutti i trapianti di pelle sono operazioni estremamente delicate e spesso vi è un elevato rischio di fallimento. Considerando ciò, io e i miei colleghi del Sant'Anna possiamo assicurarle che abbiamo fatto di tutto. Divorce. Stop laughing. No, niente divorce, chat. Mi sono perso. Considerando l'entità dei danni. No, che cosa mi sono perso? Personalmente credo che sia stato fatto un ottimo lavoro, considerata l'entità dei danni ai tessuti. Certamente lei ha il diritto di avere la sua opinione, e capisco bene la sua delusione. Quello che non capisco è come lei possa pensare che scrivere lettere piene di odio a me e ai miei colleghi possa migliorare la situazione. Come detto in precedenza, capisco l'enorme mole di stress che ha affrontato negli ultimi tempi, e per questo non sporgerò denunzia, se lei non scriverà altre lettere in futuro. Vorrei essere chiaro su questo punto, non tollererò altre minacce verso il mio staff, la mia famiglia o verso di me. Se avessi bisogno di assistenza psicologica, il mio assistente potrà finirle i contatti di diversi specialisti, a fornirle i contatti di diversi specialisti, sì, che saranno in grado di aiutarci per lei e sua moglie. Dai, qual è il jumpscare questo? Ti plano nel culo. Perché ti sei fermata? La melodia era perfetta. Aiuto, è tutto lento, aiuto! Lento. Ok, stavo vivendo un flashback. Achille, grazie per l'host. Wow, c'è tanta scelta in questo gioco, posso andare in tante parti. Porta chiusa. Grazie per l'host. Azzaia, c'è qualche corpo? C'è qualche corpo putrefatto qua dentro? C'è qualche bambino? No, non c'è. No! Ho sentito dei passi. Ah, oh, sono io. Ma che cazzo? Ah, no, i passi erano di sopra. C'era qualcuno qui. Un fuoco. Al culo. Zawarudo! Maledetto Dio, te e i tuoi jumpscare. No, questo gioco è spaventoso. So che diventerà super spaventoso più avanti, ancora di più. È un working simulator. A di lì non posso andare. Wake up your mind. Sveglia la tua mente. Io vado di qua. Tesoro? I'm back home. Mi sa che mia moglie ha il ciclo, sto sentimento. Che cazzo? Cosa è caduto? Aiuto! Esplosa la casa, aiuto! Cos'è quel rumore? Oh, mi sono perso un jumpscare, cosa è successo? Esplosa la casa, aiuto!
Oh! Ma non c'è il mio riflesso, mi dà fastidio. Chat. Dai, jump scarappare. Porco can, che è? Era così palese, ma mi sono cagato addosso. Ciò che è stato fatto non può essere cancellato. In che senso, scusa? Cane. Non sai minimamente il mio potere. Io sono Aatrox! Esatto, io sono Aatrox, quindi non posso morire. No! Vado a girarmi e non mi girerò mai. Come i mostri vengono da dietro gli specchi. Se ci sono mostri, non è. Magari ti mette solo ansia sto gioco, poi non. You want this as. Lo vuoi anche questo? Lo vuoi anche questo? Rip Dogo. Lo vuoi il mio pisello? Disse il nostro. Il protagonista, come lo chiamiamo? L'ha visto mangiando, mi dispiace. Falso. Esploro pure le stanze. Quale streamer fa queste cose? Dai, jumpscare, so che apparirai. Porta chiusa e mi devo girare, dai, scommetto. Oh, cazzarola, puttana tua zia! Oh, continuo! Ma che cazzo succede? Una porta! Sapevo. No, fammi cadere anche il pisello a sto punto. Fanculo. Ah, non mi giro, corri! C'è Satan dietro di me. Chiudi, c'è Satana. Corri, corri, corri. Ok. C'è la Satan. Perché questi rumori? No, sto gioco lo smetto. Appena c'è un salvataggio chiudo. Devo tornare indietro. No, la porta si è aperta. Porco cane, ma perché? Mi chiudi. Accendi le torce. Accendi tutto, accendi. Ok. Ma perché? Accendi. Ah, culo! Chiunque sia stato. Sì, e io dovrei tornare indietro quando c'è il. Non bussare alla porta, tanto non ti apro. Via! Ma perché ci sono i demoni? Il gioco horror più bello è Outlast, l'ho giocato in live. Se vai su YouTube lo trovi il VOD, cioè c'era tutto il VOD di Outlast e anche il DLC. C'è anche il DLC. Tanto non apro finché non te ne vai. Fa. Destro. Come scusa? Non ti sento. Get the cazzo, bitch. Esatto, get the cazzo. Ok. Questa casa è assolutamente fantastica. Non credo, visto che c'è qualcuno che usa le i poggiagambe per spaccare i quadri. Ah, siamo noi che abbiamo. Siamo Shanky, non nostra moglie. Aiuto. Sarà bloccato tutto, probabilmente perché stava caricando. Quando finisce sto capitolo, così posso cambiare gioco. Cioè, mi mette ansia.
Ah, questa è la stanza di prima. Fammi indovinare, mo c'è Dio, era seduto lì, c'è Dio Sama. No. Guardate, voglio vedere una cosa, un attimo. Guarda, un attimo, voglio vedere una cosa veloce. Un attimo, vedere. Ok. Stavo guardando un attimo. C'è la mia... C'è la mia scheda video che è a 80 gradi. Questo gioco lo sta un po'. Ma non cambi, ti becchi tutta l'ansia. No, no. Non mi avrete. Non mi avrete, maledetti. Sentiamo un po' di bella music. Tanto so che ci sarà un mostro da qualche parte. E quel mostro saranno, saremo noi. Sta arrivando. Sta arrivando. Lo so che arriva. Sentite questo suono? È il verso in cui le creature si riproducono. Ha una protesi a una gamba. Non sai minimamente il mio potere. Io sono Aatrox! Una lei ha senso lei. Fa culo! Giro, giro, tondo! No? Fa culo! Pensi davvero che tu mi faccia paura, bestia? Fa culo, dove sei? Dove cazzo sei? Vieni fuori. Vieni fuori. È chiuso. Devo fare qualcosa in questa stanza. Cos'è? Devo guardare dentro? Cosa devo fare? Forse... Forse devo girare al contrario? Ma cosa devo fare? Chat, questo gioco è fatto male! Compare il mostro, un alleato è stato ucciso. No, no. Forse devo rimanere premuto? Qualcuno ha giocato questo gioco? Ah, c'ho... Cos'è sta roba? DJ Dave! Ok, forse devo girare quello. Vediamo un po' cosa viene fuori. Vai dallo specchio. Non c'è niente allo specchio. No, che dallo specchio esce il mostro. Col cazzo che mi avvicino. Esce il mostro dallo specchio, ma lo sappiamo. Abbiamo la prova, la certezza. Forse devo spostare questa riga qui. La vedo tutta di qua. Che succede? Devo probabilmente metterlo al giusto suono. Ma che cazzo è il giusto suono? Prova a far partire la canzone. Non ci vado, lo spiego. No, lo specchio non c'entra. Forse c'è qualche libro. Sentite questo suono. Oh, non vi sbigliate in casa mia.
Tutte bis... Chi è che bisbiglia in casa mia? Monk Eyes. Chiudi, non mi chiude più la porta. Si è incastrata la porta! Fanculo! Fanculo con tutto il vostro cuore. Ma cosa devo fare? No, non succede niente. Anche io. Sto capendo. Perché non c'è un. C'è qualche indizio. C'è sicuramente un indizio. Perché non è che ti fanno fare le cose a caso in questo gioco. Mi sembra. Ma chi è che bisbiglia? C'è qualcuno che bisbiglia. No, non posso prendere un'altra strada perché è tutto chiuso. Era tutto chiuso. Non potevo. Ma il quadro è cambiato? No, il quadro non è. Qualcuno non ha visto niente. Non guardate le soluzioni, vedete. Forse devo. Se io chiudo lì. No! Me ne sono appena accorto che il pavimento è marcito. No, 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 no. Aiuto! Please go back! Fuck go back! Fuck go back! È il tumore di LOL! Mi sta venendo a prendere! È il tumore di LOL! No! È il tumore di LOL! I needed a jar and a plastic tubing. Mi serviva un barattolo un tubo. Oh! Ho inserito il tubicino di una vena e ho cominciato a succhiare fino a quando il sangue non ha riempito la bocca. Zawarudo! Quindi abbiamo preso il sangue direttamente dalla nostra vena per usare per pennellare il quadro, e bada pazzi. Io continuo a girare. Non fa un cazzo. Ragazzi, c'è un problema. La porta non me la fa aprire. Forse devo cambiare il suono? Qualcuno ha capito cosa dobbiamo fare? Guarda, dopo questa scena qui, probabilmente cambiamo gioco. Proviamo vari giochi, proviamo. E se clicco qui? Mi pare comunque di aver visto Michele in chat prima. Possibile. Mi pare di aver letto che c'era in chat. Metti il disco rotto. Qual è il disco del ritorno? Ah, la levetta girava al disco. Dai, è vero. Chi è che bisbiglia ancora in casa mia? Cazzo, che fastidio. Oh, fine del capitolo, vaffanculo. Ok, ho capito che questo qua, ragazzi, è la fine del capitolo perché mi dà gli achievement. Ok. Ah, questo è il libro con tutte le foto. Ah, vediamo qua dentro, non abbiamo guardato. Chiuditi, chiuditi, cazzo. Ah, no. Oh, stop looking at me like that. Ah, è tipo. A little something to help me focus on my work, that's all. Ok, è tipo qualcosa da bere. Ah, no, la figura è solo tipo. Non sai minimamente il mio potere. Io sono Aatrox!
E tipo la figura, sono tipo due figure, però fatte male. Oh, oh. Ah, ho capito cos'è questo armadio. Divorce. Questi sono i capitoli. Perché vedete, ogni capitolo ha un pezzo. Quindi prima prendiamo la pelle, ora prendiamo il sangue e poi ti mancano altri quattro capitoli. Oh, ok, non è lunghissimo allora come gioco. Qua c'è scritto. Per prima cosa ho cercato una tela, non una tela qualsiasi. Ah! Che schifo! La tela in cui disegnava era la pelle sua. Che schifo! Vabbè, vediamo aggiungendolo il sangue come cambia il quadro. Vedete? Si è aperto. E c'è da. Sembra una montagna. Ma non sembra proprio così horror. Oddio, a giocarlo fa paura. Non so vederlo. Più che altro c'è anche il mio gameplay sopra, quindi. Qui sembra una specie di montagna che porta un tizio gobbo impiccato. E se te vai dentro è tipo una grotta. Sono poi più horror i mostri marini di là. Maledetto te, guarda. Te i mostri marini. Cosa facciamo ragazzi? Cambiamo gioco? Cambiamo gioco e tanto ne ho un botto preparati o continuiamo? A me sembra il cancro degli Yasoplay. Sì, gli Yasoplayer mi hanno. Sì, è il cancro degli Yasoplayer ha preso il sopravvento. No, ho finito da bere ragazzi, è finito. Finito da bere. È passata solo un'ora di live e ho finito da bere. Cosa facciamo quindi? Se dovessi cambiare gioco. Allora, c'ho vari giochi pronti. C'ho Soma, che è un gioco horror in prima persona. La saga di Fear, che è un horror in prima. E spara tutto, quindi cambia un po' il genere. Non si beve la Coca-Cola. Ho finito, infatti non la potevo bere. E poi un gioco random che non so che. So solo che è horror, non so minimamente di cosa parli. Come volete voi, ragazzi, siete voi che dovete dirmi. Se volete, continuiamo, facciamo un altro capitolo se volete. Cioè, proviamo, magari se mi spavento troppo, cambio gioco di sicuro. Se guardo qui. Un altro capitolo. Ok. Allora, il prossimo capitolo si chiama Form Emerge. Le forme che emergono. Emerge una forma. Il prossimo capitolo si chiama Emerge una forma. Ok. Vediamo. Lì c'è una porta tutta chiusa. Quindi non c'è niente. Oh. Ma dai! Ma questo non era oro. Ah! Fanculo. Ma perché? Stavo per fare una battuta sulla finestra. Vabbè. L'ho spostato col cazzo. Lo sposto col cazzo. Quanto è buio? Aiuto, vedo un cazzo. Dai, chiudo gli occhi e mi giro. Ma che paura. Era super spaventosa questa cosa. Ah! Fanculo, Dio Sama, maledetto te. Maledetto Dio Sama. Le ha fatto un timing perfetto. Il giugno, non scordarlo. Ma poi questa persona qua è palesemente un uomo travestito, ragazzi. Ah, Ciroz, ti consiglio una cosa. Non devi fare redeem, cioè devi solo fare punto esclamativo il nome del comando. Ma per i jumpscare ti consiglio, se vai sul sito, puoi riscattarli senza che io me ne accorga, in modo che non mi spavento. Quindi ti consiglio, se vuoi riscattare i jumpscare, falli dal sito, così non me ne accorgo ed è più divertente. Perché metti caso che do un'occhiata alla chat e comunque devi fare senza il redeem. So che sul sito è scritto redeem. Puccan!
Basta, Saoardo! Cioè, ho tirato un... non so... un calcio alla porta, Belin! Fusroda! Ripeto, Miki, se devi fare semplicemente punto esclamativo jumpscare, ma ti consiglio di farlo dal sito in caso. Ah, lì ci sono tutti i libri. Lì c'è la... sinistra. È la mia porta fortunata. Hai visto? Ho ragione. Ah, qua c'è uno studio. Non va più dal sito. Come non va più? Ah, perché è in cooldown. Perché il jumpscare... Dave, mi raccomando, non missare il carretto. Grazie, non lo misserò. Perché devi aspettare. Dall'ultimo jumpscare devi aspettare 5 minuti. Lo puoi fare ogni 5 minuti un jumpscare. Perché sennò ovviamente non c'è più lo spavento se me lo spammate. È semplicemente il cooldown. Ogni caso benvenuto Miki, scusa, non ti ho salutato. Ok. Ah Miki, poi domani fammi sapere per domani in caso. Che è sto rumore? È un telefono? Ma che è? Oh, cos'era? Corro! Corro, c'è qualcosa! Ma che è sto posto? No, if sei un cazzo! Ti plano nel culo. Esatto. Corro, corro. Ha detto 6-6, aiuto. Mi stai inseguendo il demonio. Non è che siccome parla al contrario devo andare al contrario. Sarebbe 3000 Q una cosa. Sono un genio, ca... Mal kebab? Sì, il kebab. Pronto? Sì, sono io. Cosa? Quale incendio? Oddio. Sta qua all'ospedale. Arrivo immediatamente. Visto che pathos. Pathos. Ok. Sono un cazzo di fai vedere, ragazzi. Cioè, boh. Che cazzo l'ho indovinato? Su questo enigma qua, sapete perché lo sapevo? Cioè, lo sapevo. L'ho intuito. È perché mi ricorda un... C'era un gioco chiamato Antichamber. C'era un gioco chiamato Antichamber che aveva questo stesso giochino. Restless... Ricordi irrequieti. No, mo' è mia... Porco Dio! Che cazzo era? Porco... No, arrivano i demoni adesso. Non vedo un cazzo. L'avete visto il demone? L'avete visto? O l'ho visto solo io perché ho girato l'immagine? L'avete visto, spero. C'era un demone. Non si era visto? Ricordi malati. Ma che... Non l'avete visto? Ho bestemmiato perché ho aperto... Stavo dicendo... secondo me... Adesso arrivano i mostri. Ho aperto la porta e c'era un tizio tutto storto che si muoveva. Non l'avete visto? Se, mi ricordava... mi fermo un attimo. Su Dead un capo... Poi non vabbè com'è. Le... Questa roba si aggiunge su D&D. No, che cazzo dici? Come me lo becco io? Non l'avete visto, ragazzi, il mostro? Holy shit. Mi ricordava? Non mi ricorda qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Guarda che qualcuno qui ha avuto i suoi problemi. No, mo arrivano i mostri, capito? Ah, forse ho più. Flapping horror. Be quiet. Ah, ah, no, assolutamente, Triad.
Orrori volanti. Silenzio. Svolazzando di continuo. Mangiando altri ratti. Io ve lo dico, se mi cominciano ad arrivare i mostri, io chiudo il gioco. Non voglio fare un gioco dove mi inseguono le creature, perché mi viene ansia. Cosa cazzo dovrei fare? Posso andare avanti? Immagino di... ragazzi, devo fare qualcosa qua dentro, non ho capito cosa. Allora, non posso cliccare questa roba qui. La porta è chiusa. Non posso prendere il coltello? No, dai, noi ci divertiamo a vederti soffrire. Please, no. Non posso toccare. Ah, si è girata la stanza. Chiudi sta porta, innanzitutto. Pippel off. Oh, devo chiedere da solo il swag. Zeb è passato di qui. Ah, era una forchetta, pensavo fosse un coltello. No, comunque ragazzi, adesso arrivano davvero i demoni. Ho paura di sta cosa. Ok. Pensi di farmi paura? Chi è? No. Fermi tutti, qui c'è il demonio. Io mi giro perché so che è dietro di me in realtà. No, non mi giro. Non mi girerò mai in caso. In questi giochi dovete sempre andare avanti. No, c'è il demone. Ah! Non mi avete spaventato questa volta, maledetti. Ero già teso di mio. Non ce l'avete fatto. No. Speranza nel killer della mente. No, la speranza uccide la mente. Zulul. Ragazzi, no, mo arrivano i demoni. Siete... Ah, Chaos, mi puoi dire quanti spettatori siamo, by the way? No, mo so che succede qualcosa in questo... So che succede qualcosa. Se arrivasse Riccardo Milos non sarebbe neanche male. No, il buio! Chi c'è qui? Chi ci sono? 3 spettatori, ok. Abbandonala finché un po'. In realtà c'è scritto. Qua in realtà la traduzione è sbagliata. Quello dice abbandonala finché puoi. Invece letteralmente c'è scritto abbandona la speranza finché puoi. Quindi abbandona la speranza finché. Aiuto! Cosa sta succedendo? Perché ce n'erano così tanti? Cosa è successo? L'avete attivato contemporaneamente? Madonna, ragazzi. Che cazzo di mostri che siete? Colpa mia, ho scoperto un bug. Sì, più o meno è una similitudine a Dante, sì. Lasciate ogni speranza voi che entrate. No, il Chaos è finito tutti i punti. Ma questo posto mi pare di averlo già visto. Ovviamente vado a destra. Io torno indietro. Sono un cazzo di genio. Cazzo, so che erano tutte chi. Che aiuto! Ho problemi. LSD. Quanti step. Ah. Grazie.
Grazie. Grazie per il you died. Non vedo niente. Non vedo. C'è un jumpscare, non lo vedo. Comunque, allora, dopo questo capitolo saremo a metà gioco, quindi il prossimo lo finiamo nel prossimo, il prossimo venerdì lo finiamo, quindi finiamo questo capitolo e poi cambiamo gioco. Ma non voglio finirlo stasera. Aiuto, la sedia! Paranormal! Via! Paranormal sedia. Paranormal tutto. Sono abbastanza sicuro che all'improvviso cadranno tutti e mi cagherò addosso. Volevo imparare il suono. Volevo imparare il suono, ma sono... Sapevo. Era palese questa cosa, dai. Questa non è... Che? Cos'era quel rumore? Cos'è? Sto rumore mi mette ansia. Io non mi muovo. Una sedia è libera di volare? No, no. No, 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 no. Io gioco ti cito. Aiuto! Siamo nella nebbia, siamo. Si vede niente. Non si vede un cazzo. Devo staccare la carne dall'osso. Ma questo si è tagliato un braccio, si è tagliato, è un pazzo. A meno che non sia l'osso del cane. Finally I mixed the dust with some white paint. Made for a lovely undercoat. Ok, un po' di illuminazione, no, eh? Si vede un cazzo, ma si vede. Devi mettere in base alla luminosità per vederci. In che senso? No, no, qua c'è un jumpscare, lo so. Chiudi gli occhi, dammi, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Ho gli occhi chiusi. Non voglio vedere. Oh! Ah no. Fa culo. Ok. Ok, fa culo. Metà gioco fatto. Mi ricorda, allora, vi dico cosa mi ricorda. Sembra una specie di albero con una faccia. Qua, quello mi sembra un occhio. Quello un naso strano e quella la bocca. Quindi secondo me è tipo un o una testa o un albero con una faccia, qualcosa del genere. E abbiamo sbloccato anche questo, no? Wow. What if you fail? Ok, direi che questo avessero un corpo. Un corpo? Tutto questo è un corpo? Può essere anche un corpo. L'arte è molto strana. Comunque, direi che possiamo finire qui il gameplay. No? Siete d'accordo? Abbiamo fatto metà gioco, abbiamo fatto. Ci manca... Abbiamo fatto metà gioco, quindi la prossima metà lo finiamo nella prossima live. E poi è la donna che suona al piano. Ah, magari è la donna che suona al piano, è vero. Potrebbe essere la donna. Pensavi che sarei andato avanti. Maledetto gioco. Ok. Ok.